Questo servizio è offerto da... Ciao, sono Giada, la vostra nutrizionista del web. Seguitemi sul mio nuovo blog. Mi trovate anche su Facebook. 2 grandi novità, il debutto in campionato di Carolina Morace, in panchina il ritorno del Catania. È andata bene sia alla Viterbese che ai rossoblu siciliani, vediamo. Minuto, Testini raccoglie una punizione di Coppola e segna, Viterbese 1, Marcala 0. Quarto minuto, Baiocco fa secco il portiere ospite con un raso terra dal limite, Viterbese 2, Marcala 0. Non poteva cominciare meglio la C1, non poteva esordire meglio Carolina Morace. In panchina impartisce ordini ai suoi giocatori, registra i reparti e dà sicurezza. La squadra gioca bene ed è fortunata quando Fignani afferra il siciliano Lobue ed è a rigore. Il portiere gialloblu si supera parando il tiro dagli 11 metri. Ma al 23esimo il Marsala va in gol. Pintori scatta sul filo del fuorigioco e sorprende la difesa viterbese rimasta un po' imbambolata. Nel secondo tempo ci pensa Liverani, lasciato solo in area, a segnare il terzo gol per la viterbese. Calcia al volo e per il portiere isolano non c'è scampo. 3-1 e il risultato non cambia più. Un cordiale saluto, ci siamo da Napoli, grazie Carolina. La Morace non ha avuto il tempo di condurre in alto la Viterbese, ma ha portato il calcio di Serie C in prima pagina ed anche su prestigiosa stampa internazionale. L'aspettiamo di nuovo in panchina. Intanto lo show deve continuare, gli altri hanno spento i riflettori su Viterbo. Noi accendiamo le nostre luci soffuse per vedere com'è il dopo Carolina, che dispiace vedere, come vedremo, dimenticata e colpita da una stilettata di Gaucci. Il servizio di Silvano Baroni. Viterbese Andria, terza di campionato. Carolina Morace non c'è, ma sembra che non interessi a nessuno. Te ne accorgi già dalle dichiarazioni dei tifosi. La squadra deve andare avanti e che penso che tutta la tifoseria sia comunque con il padron, perché a noi comunque resta la Viterbese. Ma penso che faremo bene col mese. Basta che vada bene, basta che vinca. Poi arriva il patron, Luciano Gaucci, e te ne accorgi ancora di più dall'accoglienza degli sportivi. È lui la stella della Viterbese, tanto brillante da oscurare la bella Carolina, contro la quale non rinuncia ad affondare una stilettata. Secondo me lei ha trovato una cosa più grande delle sue possibilità, si è trovata in difficoltà e ha creduto opportuno abbandonare prima che potesse essere coinvolta magari in risultati negativi. Quindi nessuna prevaricazione da parte sua? Assolutamente. Ma lei continua ad avere questa fama da mangia allenatori, non le dispiace? Gli allenatori li cambiano tutti, non soltanto io. Poi fa il suo esordio il nuovo allenatore, Giorgio Roselli. Lo salutano con calore e ti accorgi di nuovo che Carolina è proprio dimenticata. 2 minuti e segna Turchi, Viterbese 1, Andria 0. 7° minuto, pareggia Spinelli. L'Andria gioca meglio, potrebbe vincere. Torna l'ombra di Carolina, ma che? 31esimo della ripresa, rigore di Turchi, Viterbese 2, Andria 1. Si soffre fino al 90esimo, poi il patron esulta. Roselli abbraccia i suoi. No, l'ombra di Carolina proprio non pesa. Faccio questo mestiere da qualche anno, ho fatto per 18 anni calciatore, mi sono successe cose anche peggiori. Il pubblico come l'ha accolta? Eccezionale. È durata solo poche settimane l'avventura di Carolina Morace sulla panchina della Viterbese. La prima donna chiamata ad allenare una squadra maschile di professionisti si è dimessa questa sera al primo vero scontro con il presidente della squadra, Luciano Gaucci, uno che con gli allenatori non ci va tanto per il sottile. È finita la prima sconfitta, 5 gol incassati a Crotone, 5 rospi che Gaucci non ha digerito. Lei, che non è abituata a chinare la testa, ha sbattuto la porta e se n'è andata. Ma il presidente mi ha comunicato la sua intenzione di voler mandar via la mia collaboratrice, l'allenatrice in seconda e il preparatore atletico. Io mi sono sentita di dirgli ok, se lei non ha fiducia dei miei collaboratori, evidentemente non ha fiducia neanche in me, quindi mandi via anche me. 100 giorni insieme Gaucci e la Morace, sembrava tutto rose e fiori all'esordio vincente in campionato 2 domeniche fa sulla panchina della Viterbese. L'avevamo lasciata così, esultante dopo la terza rete, mentre entrava in campo dal fosso della panchina. Sembrava un momento magico, solo la settimana scorsa il settimanale americano Time l'aveva inclusa tra le donne che hanno cambiato l'Europa, unica italiana insieme a Emma Bonino, ma forse il suo presidente non l'ha letto.